Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se mi vedete già senza maglia, perché cosa voglio mostrarvi oggi? L'avrete capito dal titolo e dalla copertina: un allenamento di addominali molto molto semplice. Adesso vi mostro cosa facciamo. 4 esercizi, 3 serie per esercizio. Partiamo. Sia chiaro che questo deve essere un allenamento molto semplice e rapido, perché a essere al 100% sincero non adoro allenare gli addominali, per questo mi terrò sotto i 20 minuti. Partiamo con il primo esercizio, che sono dei leg raises. Li farò alle parallele e non appeso alla sbarra, perché mi fanno ancora male le mani. Con questo esercizio mettiamo più enfasi sulla fascia bassa degli addominali e quindi iniziamo 3 serie, 15 ripetizioni, un minuto di pausa tra una serie e l'altra. È chiaro, se non riuscite a fare il leg raises classico, fate i knee raises, ovvero quelli con le ginocchia. Importante mantenere una buona tecnica. Secondo esercizio dell'allenamento, crunch con elastici, ovvero aumentiamo la resistenza dei crunch aggiungendoci appunto gli elastici. Questi me li ha regalati da Zach qualche mese fa, sono super comodi. Quindi adesso parto, 3 serie, 12 ripetizioni, un minuto di pausa tra una serie e l'altra. Chiaramente anche per questo esercizio, se non siete abbastanza forti ancora da farli con gli elastici, potete farli senza elastici e farli normali, va bene? Quindi va e via. Se invece siete abbastanza forti ma non avete degli elastici, aumentate un po' le ripetizioni, quindi fate anziché 12, 15 oppure 20. Finito anche il secondo esercizio, questo è bello pesante, l'ho sentito. Adesso passiamo al terzo esercizio, che è Russian Twist. Terzo esercizio, 3 serie, 15 rep l'una, un minuto di pausa tra una serie e l'altra e si parte subito. Ragazzi, giusto per informazione, per chi non ne sa ancora molto, sappiate che non dovete allenare gli addominali ogni singolo giorno della vostra vita per avere gli addominali e per avere la tartaruga, che è l'obiettivo di tante persone, onestamente. Dovete allenarli dalle 2 alle 3 volte a settimana, non strafate, fatelo con costanza 2-3 volte a settimana, scegliete una bella routine che vi piaccia. Se io non facessi una routine che vi piace, probabilmente salterei l'allenamento di addominali, quindi scegliete una routine che vi piaccia 2-3 volte a settimana. Non strafate, fate le cose fatte bene e con costanza. Finito anche il terzo esercizio, ora passiamo all'ultimo, che è un esercizio statico, ovvero il plank. Io lo farò zavorrato con questo giubbottino che ha 10 kg dentro, 5 davanti e 5 dietro. Un minuto e mezzo, 3 serie, un minuto e mezzo di pausa tra una serie e l'altra, ok? Allenamento finito, il plank finale mi ha veramente distrutto ed è così che deve essere. Se avete fatto bene e non avete parlato con nessuno in palestra, dovrebbe esservi durato 20 minuti questo allenamento. Spero che vi sia stato utile. Chiaramente scrivetemi nei commenti cos'altro volete vedere su questo canale e iscrivetevi anche al canale. Se seguite il mio canale sapete che ultimamente mi sto allenando molto anche dal punto di vista calistenico, perché sto cercando di chiudere il barbarian e quindi sono pieno di dolori e ho bisogno di recuperare per bene. Per questo adesso faccio un bagno ghiacciato e poi per continuare il recupero mi sparo uno shake di proteine. Adesso bagnetto ghiacciato. E non giudicate le mie mutande. È fresca. E mentre mi ambiento nel bidone volevo mostrarvi i nuovi shaker della Zach, perché se c'è una cosa che mancava alla Zach, secondo me, erano degli shaker così tanto fighi. Numero 1, sono belli esteticamente da guardare e l'occhio fa la sua parte. Numero 2, hanno la pallina dentro per sciogliere al meglio le proteine senza lasciare grumi. La terza cosa, che è la più figa in assoluto, è che sono antiodore, ovvero voi vi dimenticate le proteine nello shaker per una settimana, anziché buttare via lo shaker basta che lo risciacquate e torna nuovo come prima. È una figata pazzesca, quindi decisamente approvati. Adesso fa il bagno con me.
Finito l'allenamento oppure il bagno ghiacciato, adesso è il momento di un bello shaker di proteine. Se mi seguite su Insta sapete che sto consumando un bel po' di proteine alla fragola. Queste sono quelle isolate e il gusto alla fragola mi sta piacendo un casino. L'ho appena fatta assaggiare ad Alex e ha provato il tutto. Giusto per darvi un'informazione numerica, per una porzione da 30 grammi a 25,1 grammi di proteine. Ed è tanta ma tanta roba, quindi adesso io mi finisco il mio shaker. Spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Soprattutto iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi leoni ci vediamo nel prossimo video.